Se ti piace stare in mezzo alla natura, ma allo stesso tempo goderti una bellissima città con tantissimi posti per fare festa, allora devi venire assolutamente qui. Signori, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video, il mio secondo del mio viaggio in Spagna. E come avete sentito dall'intro, oggi vi porto in una città in cui ogni cosa che chiederete sarà possibile. Granada, personalmente quella che mi è piaciuta di più tra tutte quelle che ho visitato. Come mai? Non vi faccio perdere troppo tempo, mettetevi comodi per scoprirlo in questo video. Buona visione. Signori, finalmente siamo arrivati a Granada. Sono le 11:45 di sera dopo quasi 4 ore di treno. Spero di dormire, sono 3 ore e mezza. Passate abbastanza velocemente, direi. Ma porca di quella puttana! Ma ve lo soffiate sto cazzo di naso oppure andate via sempre in maniche corte con la gonna e pantaloncini corti tutto l'anno? Grazie al cazzo che vi ammalate! State a casa se... State a casa! Non rompete il cazzo agli altri come a me. Città completamente diversa da Madrid, non sembra nemmeno di essere in Spagna qua. Guardate che comunque la Spagna, ogni zona è completamente diversa dall'altra, non c'è uno stile unico per tutte quante le zone. Ho una grandissima voglia di dormire, senza una sveglia domani, ho male le gambe, male i piedi con le vesciche, le bolle, i calli. Sono triggerato per colpa di quel coglione che avevo un metro di fianco. Sì! The next morning. Signori, buongiorno da quel di Granada, devo parlare piano perché c'è un silenzio assurdo, mi fa strano urlare come al solito. Poi qui in questo quartiere arabo rimbomba. Iniziamo un po' a capire che cos'è Granada e la differenza tra questa e tantissime altre città. Intanto Granada è la capitale della regione dell'Andalusia, ovvero più o meno la zona sud di tutta quanta la Spagna. E il nome Al-Andalus significa Spagna islamica. Infatti tutta questa regione negli anni è stata conquistata e posseduta dagli islamici. Infatti per questo è una città molto particolare, molto molto diversa dalle altre, a partire proprio dalle vie della città che sono proprio strette in stile islamico. Oltretutto è una tra le prime 10 città visitate all'anno di tutta quanta la Spagna, quindi vuol dire che è veramente molto molto importante questa città. E pensate che è tra proprio le montagne e vicino al mare, ma ha un clima particolarissimo perché soprattutto d'inverno si scende spesso sotto zero e di giorno c'è un'escursione termica pazzesca, si va anche sopra i 15 gradi come in teoria dovrebbe essere oggi, perché il minimo di quello che dicono le previsioni è zero, il massimo 15, boh, vediamo. E collegato alla temperatura qui è secchissimo, non è mai umido, lo sento già dalle labbra, da tutto quanto qua, che è proprio secco, una sensazione che non ho praticamente mai. Parlando di cose serie, allora ho dormito in ostello misto con altre 4 persone dentro, di cui 3 ragazze e un uomo. E boh, questo uomo qua puzza da morire, è di fianco di me, russa da quando sono entrato, da quando sono uscito stamattina. Però ho dormito abbastanza bene, dai. Ma come la vedete una colazioncina da 1,66€ con 2 brioche, una banana in tasca e un mezzo litro di tè verde in altra tasca di pantaloni? Quello che mi stanno chiedendo i pantaloni, perché pesa sta roba qua. Mamma mia, cosa non si fa per risparmiare. 1,66€, ben speso. Guardate che roba, cacchi, mandarini, arance, non ho idea di cosa siano, ma sono tutto lungo il viale, che bello. Ecco, e vi ho mostrato anche come mangiare gratis a Granada senza spendere un centesimo. Cosa volete di più? La Spagna finora, le città grandi, addirittura la capitale, è decisamente più economica del mio cazzo di paesino da 10k di abitanti in cui abito in Italia. Mi spaventa questa cosa. Era tanto che non vado in una città grande italiana, non ci voglio nemmeno andare, mi sa. Allora, la cattedrale costa 5 euro entrare, quindi non si entra, anche perché non è che mi interessa più di tanto, ma è molto particolare da fuori perché ad esempio con Madrid non c'entra assolutamente nulla. Cioè qui se tu non sai di essere a Granada pensi di essere completamente in un'altra nazione, perché non c'è praticamente quasi nulla in comune con la capitale spagnola. Il mercato arabo ci ripasseremo più tardi perché è ancora chiuso, è stra presto per loro, sono tipo le 9:30, ma devono ancora aprire tutto quanto. C'erano 2 negozi aperti e si vede già che proprio gli interni, tutte le decorazioni, i souvenir proprio ricordano ad esempio Istanbul con tutte quante le cose che vengono dall'alto. Qua aprono proprio tutto stra tardi, mamma mia. È proprio come nel mondo arabo, che è aperto tipo da mezzogiorno fino a mezzanotte. Qua non penso sia così, però comunque resta il fatto che aprono tardissimo. Ozuna.
Sapete che vi dico? Siccome la mia media giornaliera di quando viaggio a piedi è sui 20 km, andiamo lo stesso su sta cazzo di Alhambra, vediamo come va, tanto io non sto là troppo a perdere tempo, perché è il monumento che deve essere visto. Vamonos. Non ho la minima idea dove si salga, perché su Maps non si capisce niente. Boh, c'è una vietta qui di fianco a sto ruscello, sto seguendo le persone, vediamo dove mi porta. Lì sopra è l'Alhambra. È praticamente una ex città fortificata con giardini bellissimi, mezzi castelli, non ho capito tanto bene dove appunto c'era il re, c'era chi comandava quando questa città era sotto il dominio islamico. Questi mercatini tutti quanti bianchi così sono una hit, comunque proprio di fianco a sto cavolo di ruscello e sotto le montagne. Sembra proprio un paese di montagne, perché più o meno lo è Granada. Mamma mia che calor, la escursione termica da 0 a 15 gradi sta facendo sentire, eh. Guardate che volte i taxi non vi portano fino a su. Cioè sì, coi pullman organizzati, ma dai, camminate raga, perché i panorami qui sono spettacolari, cazzo. Poi col rumore del ruscello è tutto molto più bello. E siccome è un posto straturistico, ci saranno di sicuro le bottigliette di acqua piccole così a 3 euro. Col cazzo che le compro, io vengo qua e mi bevo l'acqua del ruscello. Ragazzi, allora, biglietto fatto, 18 euro. Ci vogliono più o meno due ore qualcosa per vedere il castello e i giardini, mi ha detto. E poi dall'una e mezza apre l'accesso al palazzo dentro. Ovviamente tutto compreso nel biglietto. Qui c'è l'entrata del palazzo e si può accedere soltanto all'ora che c'è scritto sul vostro biglietto. E arrivate 15 minuti prima e per uscire ci mettete 15 minuti, una roba del genere. Quindi ogni entrata nel palazzo è personalizzata per ogni gruppo o persona, non è sempre una e mezza. Sì, la mia salvezza, io oggi sono salvo. Era questo quello che volevo. Sì. Gratis è molto più buona. Ragazzi, è vietato toccare le piante, perché se le toccate il veleno che spruzzano per tenere tutto quanto pulito vi entrerà nel sangue e poi diventate tirchi come me. Io vorrei tanto strapparlo, prenderlo in mano, mangiarlo e capire che cos'è questa che sembra un'arancia. Visto che roba, volendo qui gratis avete il cibo e avete anche da bere l'acqua. No, comunque raga, non prendeteli, perché la mia guida, che cioè è qui ma è qui nel telefono, bella troll, mi ha detto di non prenderli perché questi sono fatti solo per tirarsi dietro e fanno schifo da mangiare. Avrò fatto 1000 clip del panorama, ma cioè, penso sia la cosa più bella di tutta quanta l'Alhambra. E questo era proprio la sede del sultano di quando Granada era la capitale di tutto quanto il regno islamico nell'Andalusia. E questo era il palazzo reale, cioè la montagna reale, chiamiamola, del sultano. In questo posto sono tipo l'unico che parla ad alta voce, cioè tutti quanti sono in silenzio come se fosse una chiesa, perché c'è proprio il rumore della natura. Sentite questi ruscelli di acqua, ti trasmettono tranquillità, si sta bene qui. Bene, si avvicina la mia ora di andare nel palazzo, quello lì, che quello che è dell'orario, e dovete entrare per i tornelli là, quella è la coda per uscire, per andare di nuovo nei giardini. Entrate nei tornelli là, questo è un museo che non mi interessa, sono già andato ma nulla di che. Adesso andiamo in fondo di là, seguite le indicazioni per Palacio Nazaries, che è colui quello dell'orario prestabilito. Insomma, seguendo la strada vi trovate diversi palazzi, andate giù fino al palazzo de Nazaries, come si chiama, e in caso poi, perché non dovete assolutamente perdere il posto perché sono rigidi con le regole e con gli orari, in caso poi tornate indietro e vi fate quelli che vi mancano. Se volete, scannerizzate questo, avete qualcuno che vi parla. Di non dire una cagata, ma boh, non sono ancora stato, ma mi ricordo un po' le foto stile Uzbekistan, manca del blu, ma forse i disegni e i muri sembrano quelli. Gesso, ceramica, ceramica, gesso. Sì, scrivetemi nei commenti se è in stile simile Uzbekistan. Credo proprio di sì, credo che non sia una cazzata questa. C'è un po' di blu lì, infatti, anche sopra il tetto, cioè è stupendo, è bellissimo. Guarda, è pieno di acqua dappertutto, cioè sapete che a me piacciono queste cose con l'acqua. Se al giorno d'oggi io dovessi farmi costruire un palazzo, me lo farei fare. Boh, questo sarebbe uno stile molto papabile. Sapete che io ho un fetish per il mondo arabo e lo apprezzo molto, cioè mi piace proprio. Guardate che figata, anche le porte di legno
sono in questo stile qua, è bellissima sta cosa. Poi la presenza di queste cose verdi, detti anche alberi, cespuglio, non lo so, dentro qua rende tutto molto più esotico. Maledetta quella volta che ho detto che non volevo venire all'Alhambra. Soldi spesi bene. Palazzo di Carlo V, dopo andiamo anche perché sono le 2:40 e devo ancora mangiare. Ah, questo è il palazzo rotondo che mi diceva la mia guida. Quello di Carlo V è questo. Pare una arena. Pare una arena, sì. A proposito di arene, abbiamo chiesto per la corrida, quella là, coi tori, che io sono contro. Anzi, io tifo per il toro. E ce ne sono praticamente in tutte le grandi città della Spagna. E sì, bisogna tifare per il toro, ragazzi. Ultima tappa, castello. Siamo nella Torre del Cubo. Ingresso compreso col ticket normale. Non c'è nessuna ora, puoi venire quando vuoi. Da notare i colori di tutte le case. Sono tutte bianche, bianche color bianco. Pensate che comunque questo è il monumento, cioè il monumento, il complesso di monumenti più visitato di tutta la Spagna. Guardate com'è tutto circondato dalle montagne qua. Guardate che bello, là ci sono le montagne con la neve, è bellissimo. Quella è la Sierra Nevada. È incredibilmente tutto devastante da qua sopra. Spaziale, pazzesco, bellissimo. Cioè, mi sto non ricredendo perché non ho mai pensato mai della Spagna. Avevo aspettative più basse, ma bello, veramente bello, bello, bello. E una particolarità è che io sono amante del mondo arabo, ma bisogna saper apprezzare, cioè è molto difficile, però bisognerebbe riuscire ad apprezzare diversi stili di posto, insomma, perché ognuno ha il proprio luogo preferito, ma saper apprezzarli tutti allo stesso modo, nonostante abbiano sfaccettature diverse, deve essere la cosa migliore, è difficilissimo da fare. E dopo si dovrebbe andare là, dovrei andare là a vedere il tramonto. Beh, direi che venire a Granada senza andare all'Alhambra è come andare al Cairo senza vedere le piramidi, e chi sta soltanto a Sharm al mare è come se stesse soltanto giù nella cittadella Granada a fare aperitivi, ovvero un cazzo, lo potete fare anche a casa vostra quello. La mattina e il primo pomeriggio ce lo siamo fatti, andiamo a mangiare. Raga, sono in ostello perché ho preso due robe al volo, ma vi faccio vedere la camera che non si vede un cazzo perché la luce c'è ma è poco. Allora, qua non c'è nessuno, qua ci sono io, qua c'è una tipa, qua c'è l'onto, l'onto che vi dicevo stamattina, qua nessuno. E qua delle altre ragazze, mi pare. Sì, madre mia, qua tiene il disastro desente, mamma mia. Allora, siamo a vedere il tramonto anche qui a Granada, sul punto panoramico, che è il Miradores, che vuol dire perché miri, vuol dire che guardi, e di San Nicolas. Poi è bellissimo perché vedi la Alhambra che siamo andati prima, tutta tramontata. Non ho la minima idea se si potesse andare dentro il fiume dove sono appena stato, ma è stata molto esotica come cosa, perché boh, il fiume è alto così, è praticamente un ex fiume ormai, non c'era nessuno che mi guardava, è stata un'esperienza esotica andare lì sotto. Fate le cose che non fa nessuno, andate nei posti più sconosciuti. Buongiorno ragazzi, signori, allora sono a Granada. Sembra che ho appena fatto serata perché sono le 6:15 della mattina. In realtà mi sono svegliato da un'ora, ho già fatto colazione e tutto. Sto andando verso il punto di ritiro dove mi viene a prendere la BlaBlaCar e si va a Siviglia a vederla tutta in un giorno. È pieno di gente distesa per terra, fuori dalle discoteche, ubriaca, fuori di testa. Vabbè. E comunque la città, adesso io mi sono perso tra vie secondarie per esplorarlo un po'. È bellissimo perché è tutto pulitissimo ed è pieno di graffiti sui muri. Mi piace molto questa cosa qua. Lascio un pezzo di cuore a Granada. Ringrazio tutte le persone che ho conosciuto qui, che mi hanno fatto passare momenti bellissimi. Ringrazio la mia guida invisibile qui, ma sempre presente, Troll. Grazie. Boh, città fantastica. Vorrei stare qua, boh, 3-4 giorni. Però vabbè, il dovere chiama e bisogna andare. Capito ora perché mi è piaciuta così tanto. È una città semplice, non troppo grande, ha quel qualcosa di arabo che io amo, ha la natura con panorami pazzeschi, è economica, oltretutto
tutto, in base a come te la vuoi vivere, puoi scegliere se stare in armonia con il posto, in tranquillità con te stesso, oppure andare a far festa, perché qua è pieno ovunque a qualsiasi ora. Noi ci vediamo settimana prossima con un'altra città, come avete sentito. Like, iscrizione se non l'avete ancora fatto, vi ringrazio ancora una volta per essere arrivati a questo punto del video. A martedì prossimo, come sempre un saluto, baci, abbracci e spuaci. Ciao!